Ciao a tutti Nens sul web, benvenuti in questo nuovo video. E in questo nuovo video sono armata del mio sacchetto Primark rotto, perché tutti i sacchetti Primark si rompono, per farvi una mega haul dei miei acquisti di Primark. E io spero che appunto il video vi piaccia. Iniziamo subito. Sono qui armata anche del mio scontrino, in modo tale che se riesco a collegare i codici dei prodotti con il prezzo vi posso dire anche quanto ho pagato e cosa. E niente, iniziamo con un prodotto che ho preso per mia sorella, non è per me. Lei è molto 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 fissata con le cose del Re Leone, sono la sua droga. E anzi, se non avete visto l'ultimo video che ho fatto con mia sorella dove ve l'ho presentata, quindi l'ultimo ma anche il primo, ve lo lascio linkato qui, che sono praticamente i nostri regali di Natale, quindi anche quella è una haul super mega gigante. Per mia sorella ho preso queste ciabattine qua. Ditemi se non sono bellissime. Praticamente io gliele volevo prendere da una vita, cioè le cercavo da una vita, e ovviamente Primark esaudisce tutti i nostri desideri. Sono proprio Disney. E queste le ho pagate, mi sa, 10 euro. Purtroppo le cose della Disney costano un pochino di più rispetto alle classiche cose di Primark. Poi ho preso anche questa lampada per il gel, per fare la semipermanente, la ricostruzione. Ed è una lampada piccolina da borsetta, che ovviamente va a pile. E praticamente l'ho pagata solo 8 euro. Come funziona? Praticamente, non so se riuscite a vederlo, qui mettete le mani, ci sono anche tipo le sagome delle dita, diciamo. Voi premete lì mentre siete in posa per far fissare lo smalto e la luce si accende. Quindi non c'è neanche uno spreco di corrente e di pile, perché va con il touch, ecco. Un'altra cosa che ho preso, questa è una mia fissa, e voi lo sapete perché... se avete già visto il video, la mia collezione di tazze, e se non l'avete visto anche questo vi rimando al video. Io amo le tazze, e quindi voi dovete sapere, per chi non ha Primark purtroppo, anzi per fortuna, vicino casa, vi dico per fortuna perché sennò fate danni e veramente un casino. Dovete sapere che Primark ha tantissime tazze, cioè sia tema Disney che non. Ovviamente io era da un po' che inquadravo questa tazza e non potevo non prenderla, e ora ve la faccio vedere. Ecco qua, è la tazza di Minou. Io la amo, e lei l'ho pagata 3,50 euro, non so se la vedete. E per fortuna è una delle pochissime tazze che possono andare sia in lavastoviglie che nel microonde, perché alcune tazze di Primark non permettono né di lavarle, cioè di lavarle solo a mano, e non vanno nel microonde. Ecco, la tazza è così, con la piccola Minou che se la tira, con scritto I am fabulous, e cioè è meravigliosa, meravigliosa. Comunque vi devo anticipare che ci sono tantissime Minou in questo video. Poi ho preso questo paio di ciglia finte, queste paia di ciglia finte che mi ha consegnato sempre Adele, che saluto. Ciao Adele. Questo video non so se lo vedete prima o dopo dei nostri video, quindi nel caso ve li lascio tutti linkati qui, anche questi. E loro sono costate 1,50 euro e sono le più, tra virgolette, le più semplici, ecco. Poi ho preso, ne ho anche altre, però vabbè, le ho messe già nelle scarpe perché quelle mi servivano. Ho preso due paia di solette, questo è uno dei due paia che ho preso, e queste le ho pagate 1,50 euro, sono le solette, cioè vi devo far vedere quanto sono spesse. Praticamente riempiono un casino le scarpe, voi sapete che a me serve, perché ho tantissime scarpe numero 35 e 36 che mi muovono un po' il piede, quindi queste qua sono adatte. Tra l'altro, se avete un piedino piccolo ve le consiglio, perché la soletta si taglia fino al 34,5, quindi top. E appunto sono costate 1,50 euro. Poi ho preso questi due pennelli qua a 4 euro, quindi sono 2 euro a testa di pennelli, e sono due pennelli per la sfumatura.
Io penso che siano stupendi perché, vabbè, sono molto basic, poi hanno i numeri e sono il 220 e il 230. Poi, appunto, sempre Adele me li ha consigliati perché dicono che hanno una sfumabilità ottima. Un altro paio di ciglia finta che ho preso sono queste qua, ma ora le vedete così perché una ciglia mi è volata nel lavandino mentre l'acqua scorreva e quindi l'ho persa nel momento in cui l'ho staccata. Cioè, tipo, è durata da Natale a Santo Stefano. Però sono bellissime, fanno un effetto meraviglioso e loro sono costate un po' di più perché sono di una linea un po' particolare, sono costate 6 euro e sono le Deluxe Lashes della Sosu. Parlando sempre di pennelli, vi faccio vedere questo che è sporco perché l'ho già usato e preso sempre appunto da Primark, è lilla e ce ne ha due. Adesso questo vado a consultare lo scontrino perché non mi ricordo assolutamente. Forse 3 euro questo, sì, 3 euro. E praticamente questo l'ho preso per il contouring ed è tipo il pennello con cui sto facendo sempre contouring, ha una sfumabilità meravigliosa. E questo qua è per l'illuminante, io metto tipo le gocce qua di quello della Makeup Revolution, quello liquido, e poi vado leggermente a sfumare e il restante che c'è rimasto sul pennello lo vado a mettere sull'arco di Cupido o sul naso. È meraviglioso, mi sono innamorata di questo pennello, ve lo dico. Adesso iniziano le cose di Minou e diciamo che sono tre, poi è finita la haul perché avevo preso un lip kit, ma mia sorella l'ha già buttato non so dove, quindi lasciamo stare. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questa pochette qua, che è meravigliosa. Adesso vi vado a cercare il prezzo anche di questa ed è sempre col Minou che c'è scritto My Four Moods. C'è lei che con i suoi mood, che poi sono anche i miei, perché un giorno mi sento tutta in tiro, un'altra pure. Ci sono giorni in cui mi sento top e poi c'è questo in cui poi una schifezzina, ecco, che ti scocci del mondo. Quindi l'adoro, è bellissima, è di un adorabile rosa pastello ed è super capiente. Cioè, guardate dentro quello, cioè io ho un vizio del make-up, ovvero che tutte le cose devono stare nelle scatole dei pack, cioè nei pack. Quindi praticamente io non riesco a liberarmi della scatola della cipria, del fondo, anche i correttori. Le tinte labbra, insomma, deve stare tutto qua dentro e quindi mi serve una borsa super capiente e guardate, cioè, è enorme, enorme. Infatti, cioè, ci sta anche questo, che questo è gigante, cioè, come la mia faccia quasi. E veramente è meravigliosa. E questa l'ho pagata 6 euro, che direi 6 euro non sono quasi niente per questa grandezza. Cioè, veramente, guardate, ho solo scatole io che prendono spazio e si chiude una meraviglia. Io quest'inverno volevo un pantalone del pigiama di Minou, ma solo il pantalone costava 10 euro, quindi ho detto, non lo so, lo lascio là, ok. L'altra volta sono tornata da Primark ed era scontato a 5 euro, perché ovviamente si pensava. Oggi piove, vabbè, si pensava che appunto arrivasse l'estate e quindi guardate che meraviglia! Tra l'altro il pantalone ha le toppe sul ginocchio che mi arriveranno palesemente dalle caviglie con il faccino di Minou e hanno una cosa bellissima perché vabbè, i pantaloni sono tutti lunghi, hanno l'elastico che così non lo perdono, non ci pulisco casa per terra. Il fatto che appunto abbia l'elastico con il nastro e il bottoncino a forma di cuoricino è meraviglioso, cioè io amo questo pigiamino. E ovviamente non potevo farmi scappare il pigiamino quasi estivo, diciamo. No, è estivo, proprio estivo. Allora, la canotta è questa qua, cioè praticamente è la faccia di Minou su tutta la canotta, bellissima. Comunque dovete sapere che dove ci sono i gatti ci sono io e Minou è uno dei miei personaggi preferiti animali Disney, cioè mia sorella Simba, io Minou. Il pigiamino è venuto 10 euro, però 10 euro tutti e due i pezzi, quindi questo dice che è un crop top set, però mi sembra lunghissimo come maglietta. E il pantalone che mi piace perché ha un taglio super stranissimo perché non è pantaloncino, non è lungo, ma è tre quarti e adoro perché può essere anche messo diciamo in autunno. E il pantalone è questo qua,
tutto rosa con mille menù e appunto arriva al polpaccio, ecco, o al ginocchio se siete alte. E comunque lo adoro alla follia. E come ultimo acquisto, l'ultimo, vi faccio vedere questo portacarte qua. Sì, vabbè, c'è la c'è la tessera di Sephora in pole position prove. Comunque è un portacarte, ha 1, 2, 3 portacarte qua, il taschino dove adesso io ci soldi, e poi ha il portamonete. Questo l'ho preso perché mi voglio liberare definitivamente, o quasi definitivamente, del mio portafoglio, che il portafoglio mi arriva a pesare più della borsa stessa. Poi col power bank, il telefono, insomma, mi pesa tantissimo. Voi sapete che io non posso portare pesi, quindi riduco tutto qua dentro. Io mi porto questo e sono la persona più felice del mondo. E questo qua c'era solo così, ne volevo uno proprio sobrio. Però devo dire che anche questo mi piace, perché ho sempre avuto portacarte o comunque portadocumenti di questa fantasia super flashata. E questo l'ho pagato. Ragazzi, ho sbagliato. Questo pennello costa 1 euro. Lo stavo guardando adesso. Non 3 euro, 1 euro. Vabbè, comunque, ancora meglio, no? E questo qua, ok, questo qua invece l'ho pagato 2,50 euro. Spero che ci sia le prossime volte anche rosa cipria, nero, con qualche fantasia in più. Però vabbè, per ora mi ho preso questo perché era una cosa urgentissima, c'era la questione veramente che mi ammazzavo la spalla, e quindi niente, l'ho preso. Bene ragazzi, il video Primark haul è finito qui. Io spero che le cosine vi siano piaciute, spero tantissimo che queste cose le possiate ancora trovare. Purtroppo, per quanto una possa fare il Primark haul il giorno dopo all'acquisto, Primark cambia tutto subito oppure ricambia proprio i reparti, quindi spero in ogni caso che abbiate fortuna e possiate ritrovare queste cose. Come sempre nell'info box vi invito a controllare i miei social network, lasciate un like se vi è piaciuto il video e le cosine, soprattutto quelle di Minnie che io le amo, e vi aspetto nei commenti, e noi ci vediamo al prossimo video.